Egypt 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Caffè Pascucci S.P.A. Torrefazione, la torrefazione marchigiana che è detentrice di tanti record. Gli stand di Pascucci nelle fiere dell'Oreca sono sempre pienissimi proprio per la qualità del prodotto estratto. Ne parliamo con Mario Pascucci, l'amministratore delegato dell'azienda. Mario, benvenuto. Grazie, buona giornata a tutti, grazie. Allora, intanto io ti dicevo appunto che la vostra torrefazione, che ricordiamolo, è una torrefazione marchigiana, siamo alla seconda generazione, ha impiantato un network di 700 bar sul territorio italiano che rappresenta la più grande catena italiana di bar a marchio. Questa è solo una delle caratteristiche che vi contraddistinguono, ce ne sono tante altre. Iniziamo dal percorso organic, che è quello che contraddistingue la novità 2023 di Caffè Pascucci. Sì, grazie. Beh, la domanda è piuttosto complessa, andrebbe argomentata molto dettagliatamente. Comunque in sintesi è questo. L'azienda Pascucci è un'impresa marchigiana e come sapete, come ormai tutti sanno, le Marche sono la prima regione vocata al biologico d'Italia. L'Italia è la prima regione produttrice di biologico, quindi il cuore del biologico mondiale sono le Marche. Diciamo contaminati da questa realtà, anche noi abbiamo seguito questo percorso e l'Organic Revolution in sintesi è la frase che si sintetizza la nostra volontà di innanzitutto convertire interamente l'impresa al biologico, quindi non soltanto quella nicchia che produciamo oggi, ma con arrivare al possibilmente al 100%, anche se è un percorso molto complesso e difficile perché come sapete piantagioni di caffè sono dall'altra parte del mondo, nei paesi più poveri molto spesso ci troviamo di fronte anche agricoltori che non sanno firmare, quindi siamo in difficoltà serie per la conversione, soprattutto quella firmata, quella certificata. E in più la conversione non è soltanto al biologico ma anche alla sostenibilità, un tema diciamo di cui oggi si discute attualissimo, che tutti i giorni percepiamo dai mezzi di comunicazione, ma che in realtà deve essere oggi soprattutto nel DNA di ogni impresa contemporanea. Alle tue spalle c'è uno dei banchi del vostro stand che si rivolge su tre facciate. È uno stand ricco come sempre di attrezzature, di proposte e con il vostro format quest'anno siete riusciti a proporre anche altre novità in termini di miscele. Sì. Come caffè possiamo assaggiare qua la nostra classica, la Golden, che è la miscela più distribuita nel mondo, anche tutti i nostri coffee shop che ormai sul 700 sono diciamo serviti con questo caffè. Poi ci sono le due biologiche, una più ricca e più acida come percezioni aromatiche, l'altra con una tostatura un po' più marcata che rispecchia un po' quello che è il gusto della tradizione italiana. Infatti è dedicata a mio papà Alberto perché ha queste percezioni di tradizione, quindi la tostatura marcata e la nota cioccolatosa si esprimono su tutte. E quindi come miscele siamo in presenza di questo. Poi abbiamo dei Cup of Excellence, degli specialty coffee, e tra i quali i biologici e anche non biologici, però l'associazione, il caffè dell'Associazione dei Caffè di Eccellenza, dell'Alleanza, alla quale noi partecipiamo ormai da anni e sosteniamo perché è un percorso estremamente formativo, soprattutto per gli agricoltori delle parti più povere del mondo. E allora Mario, facciamo un richiamo all'altra grande novità che riguarda l'Oreca con un prodotto monoporzionato, il vostro brevetto assolutamente esclusivo e innovativo che si chiama White. Questo qui è il concentrato di un lavoro durato tanti anni, come poi tu Fabio lo conosci, ormai è un prodotto di cui abbiamo già discusso.
però è diciamo la sintesi di, di una ricerca iniziata dalla palma, perché abbiamo iniziato con la termoformatura delle foglie di palma, poi ci siamo spostati sulla mescolazione delle fibre, qui all'interno diciamo il contenitore di questa capsula è un materiale di fibra di canna da zucchero, di palma e di bambù. Estremamente naturale, abbiamo ricevuto la certificazione TÜV come home compost e biodegradabile. Quindi non è solo compostabile, ma la puoi gettare in giardino che non accade nulla. Degrada prima di una foglia di banana, una volta estratta, di una buccia di banana, che la buccia di banana non sembra, ma tarda a degradare. E in più è dedicata soprattutto al settore della ristorazione. Cioè partiremo con due formati. Il primo formato è stato già lanciato sul mercato, qui sta riscontrando un grande successo perché diciamo, oltre a contenere le nostre classiche miscele, contiene anche gli specialty coffee, che in questa tecnologia, in questo sistema, si estraggono perfettamente. Quindi un'arabica in purezza, una singola origine, riesce ad arrivare sul punto vendita del ristoratore o della gelateria o del negozio importante che vuole poi poter descrivere, raccontare questi caffè particolari, riesce ad arrivare con un'espressione ideale. Mario, le domande da poter fare in questa occasione sarebbero davvero tantissime. Da una parte la rete di negozi e l'espansione, dall'altra parte la sostenibilità su cui state puntando tantissimo, dall'altra parte ancora il prodotto organic e ancora la capsula white di cui parlavamo, gli specialty coffee, insomma di materiale per poter parlare ce n'è davvero tantissimo, ma noi ahimè facciamo sempre interviste da 5, 7, massimo 8 minuti per fare in modo che siano tutte ben visibili. Ne parleremo però prossimamente in uno dei nostri Horeca Focus da studio per poter approfondire magari qualcuno di questi temi. Io desidero ringraziarti per la disponibilità e ti chiederei a questo punto qual è il futuro del monoporzionato, visto appunto quello che voi avete realizzato con la White, che prescinde in modo assoluto da tutto ciò che è compostabile, biocompostabile, alluminio e così via. Il futuro, secondo la nostra visione, è certamente in materiali naturali, la naturalità del prodotto, soprattutto che ingeriamo, dovrà essere appunto nella ricerca di tutte le imprese, non solo della nostra. E so che tra l'altro moltissime imprese si stanno già recando in questa direzione, comunque stanno perseguendo questi obiettivi. E la compostabilità non solo, ma anche la salute dell'uomo, no? Perché è un tema di cui non si discute mai, ma le microplastiche ormai le troviamo dappertutto. Noi poi ultimamente stiamo analizzando molto questo aspetto e ce ne sono davvero tante ovunque. Anche in questo momento, mentre parliamo e respiriamo, stiamo assimilando microplastiche, perché nell'abbigliamento, nell'ambiente ormai siamo devastati. Quindi un percorso di conversione ci sarà in tutti e soprattutto nel futuro del porzionato, perché il porzionato è poi materia di grande consumo internazionale, ma soprattutto anche di grande scarto internazionale. In termini di scarto è un prodotto che scarta tantissimo e lo vediamo tutti i giorni. Allora Mario, forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni sui vostri prodotti. Nel caso in cui ci sia qualcuno che voglia proporsi in qualità di agente per le zone libere, qualcuno che voglia aprire un bar a marchio Caffè Pascucci, dal momento che appunto il vostro network Caffè Pascucci è un network vincente, e qual è l'indirizzo di posta elettronica da poter proporre? All'info@pascucci.it ci sono le risposte per tutte le esigenze, poi ci pensano dall'ufficio a smistare nelle giuste direzioni le varie richieste. Grazie per la collaborazione, ti aspettiamo su Horeca Focus appena possibile. A presto, grazie mille, grazie a voi.